Storie di coronavirus. Due studenti teramani non riescono a tornare a casa, sono ancora bloccati in Argentina dove stavano svolgendo un corso universitario. In questo momento vivono a loro spese da oltre 15 giorni in un ostello a Buenos Aires, cercando di trovare posto, senza successo, sui pochissimi voli all'Italia organizzati dalla Farnesina. Il costo del biglietto si aggira sui 1.900 euro ed è praticamente impossibile acquistarlo. Preoccupazione e disappunto vengono espressi da Antonio Perillo, papà di uno dei due ragazzi. Signor Perillo, ci vuole raccontare la vicenda di suo figlio bloccato a Buenos Aires, studente che non riesce a rientrare in Italia? Sì, mio figlio Daniele è andato a inizio gennaio all'Università di Mendoza e poi circa 20 giorni fa, la polizia di Mendoza l'ha costretto a prendere un pullman per tornare a Buenos Aires. Le altre nazioni avevano il volo di rientro fino a paesi come l'Uzbekistan e altri non ricordo precise. Addirittura alcuni, un americano è stato accompagnato dalla polizia direttamente in aeroporto per prendere l'aereo e rimpatriare. E invece gli italiani? Sono lì fermi insieme a altri italiani ormai da due settimane e senza nessuna possibilità di rientro. Io personalmente ho telefonato alla Farnesina, all'unità di crisi, che non sanno assolutamente nulla, a parte non sono in grado neanche di dare un servizio agli italiani in questi momenti tragici, non rispondono al telefono. Ci sono però dei voli all'Italia? Esatto, finalmente il consolato di Buenos Aires chiama mio figlio e il suo amico che è pronto un volo per l'Italia. Quello dell'Argentina è stato messo per pochi minuti e mio figlio ha tentato di comprarlo ma non c'è riuscito. Quanto costava? Quanto costava, signor Perillo? No, sbalorditivo, a 1.900 euro, mancava qualche 10-15 euro per 1.900 euro. È veramente vergognoso che una Farnesina possa mettere un prezzo così alto per il rimpatrio, veramente vergognoso. Daniele è diventato comunque dottore, laureandosi online all'Università di Teramo. La festa si farà appena riesce a tornare a casa.